la lenta ma costante diminuzione di casi di contagio al Covid-19 con la conseguente diminuzione del peso specifico negli ospedali vicentini ha ceduto il passo a un'inversione di tendenza assodata ormai da 5 giorni. Ora è conclamato dai numeri. In tutto il Veneto e Vicenza e provincia non fanno eccezione. Il saldo tra guariti negativizzati e nuovi positivi torna a registrare un segno più, che allontana la luce dalla fine del tunnel che significherebbe sconfiggere la pandemia. I dati aggregati diffusi nella serata di venerdì dall'ULS 7 Piedemontana e dall'ULS 8 Berica rilevano più 40 tra i cittadini vicentini nelle ultime 24 ore entrati ed usciti dall'infezione da coronavirus, incrociando i dati delle dimissioni ospedaliere, delle quarantene e concluse gli esiti di laboratorio su tamponi processati. Nel Vicentino sono ora 5.303 le persone attualmente positive, 23.439 invece sono in Veneto, per la prima volta dei primi di gennaio con un ritocco in eccesso, ma erano oltre il triplo il 24 dicembre, 17.809 picco massimo. Dopo un mese e mezzo di discesa, il falso piano in alcune fasi più marcata per poi frenare. L'ultima settimana di febbraio anche il Veneto lascia intravedere la comparsa di una terza ondata da tenere sotto controllo sanitario. Nell'ULS 7 la massa di attualmente positivi, che si era ridotta a 1710 il 19 febbraio, è in crescita. Il 25 febbraio, ultimo dato disponibile, erano 1885, con un aumento medio di 50 casi in più al giorno, ritornando oggi ai livelli dei primi giorni del mese in via di conclusione. Sono quindi ben 175 in più in 6 giorni, più 10,2% i positivi con Covid in corso, numeri che preoccupano i sindaci dell'Alto Vicentino, come è emerso in queste ultime ore, con un appello alla responsabilità lanciato alla popolazione. Trend analogo anche a Vicenza e nel bacino dell'ULS Verica, che ieri ha registrato 82 nuovi contagi e 49 guarigioni, e per fortuna nessun decesso da inserire nel conteggio.